È costruita e consolidata da una difesa molto solida per 40 minuti. Credo che i giocatori siano stati molto bravi a limitare quelli che sono stati e che sono i punti più importanti di Avellino in questo momento, cioè Sykes e Green, soprattutto nei primi due quarti, mettendo l'impronta e controllando quella partita. E credo che poi dalla difesa sia nato tutto il resto, ovvero tante giocate in ritmo, tante situazioni che richiedeva il nostro piano partito, ovvero quello di attaccare tanto in area per trovare punti aperti. Abbiamo prodotto molto, però sono soprattutto contento perché ormai è un po' di partite che abbiamo questa identità difensiva e riusciamo a avere continuità, e anche stasera credo che sia stata la matrice più importante di questa vittoria. Naturale che ci sono state prestazioni importanti come quella di Mitchell, però direi che non è più fortunatamente una sorpresa la sua prestazione. Invece credo che l'atteggiamento che ha avuto Austin in campo sia stato un atteggiamento molto propositivo, con grande attitudine anche alla difesa, che non è certo la sua miglior dote, ma molto inserito nel gioco della squadra. Questo è il dato importante. Però ripeto, credo che da parte di tutti sia stata una disponibilità al sacrificio, con il gruppo degli italiani che a un certo punto ci ha, insieme a Mitchell, ci ha trascinato. In Venezia tonight, especially in offensive phase, we did a good job in punishing the switching and we paid the price losing this game. Si dice che semplicemente non ha giocato una partita abbastanza buona per battere Venezia in trasferta. Non siamo riusciti ad attrarre vantaggi sui loro cambi di marcatura difensiva e offensivamente abbiamo fatto fatica. Just taking one game at a time, you know, we have some issues, problems, you know, injuries, and we just have to make sure that we make playoffs and try to get the best possible position. So the only way to look at that is to look at one game at a time. This was a difficult one. I think if we did play well, we would have a chance, but we didn't play well enough, especially this year. Ok, pensiamo una partita per la volta. Oggi ci mancavano tanti giocatori per infortunio e l'obiettivo nostro è entrare nei playoff e a prendere la migliore posizione possibile, però stasera non abbiamo fatto abbastanza per portare a casa una partita molto difficile.